anche io ho letto tante dichiarazioni sui vari giornali, siti che non volevo scendere di categoria, ma non era vero, perché io non avevo mai detto di no a una Serie C. Solo che dopo, quando sono arrivate determinate squadre, poi è arrivato il Siena, gli ho detto è una vetrina importante per me, voglio rimettermi in gioco, e non ci ho pensato due volte a firmare per questa società. 40 minuti oggi, due gran giocate, la traversa e applausi l'avrei sentiti anche dal pubblico, quindi ottimo questo debutto anche se non amichevole. Sì, sono felice. Potevo fare più minuti, però avendo fatto poco durante il precampionato, non facevo le partite, possessi palle, mancavano quelle piccole cose che in campo poi ti servono. E quindi il mister, avevamo già parlato ieri in allenamento, mi fa: ti faccio fare 40 minuti, non c'è nessun problema. Fisicamente te come stai personalmente? Sto bene, non c'ho problemi, ma è chiaro che manca un po' la condizione, perché non faccio una partita dall'ultima giornata di campionato dell'anno scorso, però piano piano, oggi 40, la prossima settimana faremo un'altra amichevole e sarò pronto per l'inizio campionato. Senti, le tue caratteristiche ce le puoi descrivere? Le mie caratteristiche sono sulle tre quarti, partendo da destra, sotto punta, dopo anche col mister ho già parlato, e fa un modulo che mi piace, quindi sono molto contento di essere qua. Ecco, ma il mister Vignani fino adesso aveva sempre giocato con le due punte. Col tuo ingresso in campo nel secondo tempo qualcosa è cambiato, perché alla fine Cianci era il perno centrale e poi voi con Guberti di Livia a muovervi dietro. Quindi c'è stato anche un cambio tattico dovuto al tuo ingresso, mi è parso di notare. Certo, siamo lì dietro la prima punta, eravamo giocatori dove ci piaceva svariare su tutto il fronte offensivo, senza dare punti di riferimento, perché sono le nostre caratteristiche. Questo personalmente mi piace farmi trovare statico in una posizione, ma svariare su tutto il fronte. L'anno scorso mi pare che era gennaio, avevamo fatto già una buona impressione, perché è una piazza importante, lo stadio è bello, e quest'anno mi aspetto molti tifosi allo stadio per tifare Siena. Senti.